Tanto che la domanda è: ma questa è una vera semplificazione delle fonti? No, no, nel senso che questo modo di procedere a tentoni, sospendendo dei pezzi, l'obiettivo può essere semplificare, ma per l'operatore il risultato immediato non è certamente la semplificazione. La novità è questa, regolamento unico appalto. Quindi che cosa vi sembra? Che torniamo un po' al passato, no? Al passato, quindi torniamo indietro, legge Merloni o anche 163, in cui avevamo lo schema codice regolamento attuativo. In realtà non è proprio così, nel senso che nella Merloni e poi anche col codice 2006 avevamo un impianto molto chiaro. Codice, regolamento attuativo, o poteva esserci qualche decreto in giro, però di fatto l'impianto era quello. Noi siamo nati nel 2016 con un impianto molto diverso, quindi codice via regolamento attuativo, sistema di attuazione che poteva essere fatto in due modi, o attraverso decreti attuativi ministeriali del MIT, del Ministero dell'Ambiente, di altri ministeri, qualcuno è già anche uscito. Oppure, questa è la vera novità, no? Che del 2016, linee guida ANAC, vincolanti o non vincolanti, vincolanti a valere, diciamo, come un regolamento di fatto, non vincolanti con valore veramente interpretativo che l'operatore poteva seguire o non seguire. Poi in realtà quello che è successo è che di fronte alle linee guida ANAC tutti le hanno seguite, anche quelle che erano vincolanti, perché c'era più il timore di disattendere, anche laddove molto spesso erano anche sbagliate, poi sono state magari contestate in sede, diciamo, di Commissione Europea o in sede di giurisprudenza amministrativa. Il nuovo impianto che cosa fa? Supera le linee guida ANAC? No, non completamente. Quindi non è vero che il sistema torna al passato, quindi non torniamo a un sistema codice regolamento attuativo, ma ci troveremo a regime un sistema molto più complesso, codice regolamento attuativo, alcune linee guida ANAC rispetto alle quali il governo non ha sottratto ad ANAC il potere di regolazione, e poi alcuni decreti attuativi che comunque per scelta hanno deciso di non trasfondere nel regolamento. Quindi il sistema più semplificato rispetto a prima, ma in realtà avremo quattro strumenti: codice, regolamento, linee guida ANAC, decreti attuativi. Dal mio punto di vista non è più semplice, perché per ogni, diciamo, fattispecie su cui andremo a lavorare dovremo capire se ci basta codice e regolamento, c'è una linea guida ed è vincolante, c'è un decreto del MIT di qualche altro ministero e quindi devo osservarlo. Tutto questo quando accade? Allora, il governo si è dato 180 giorni per emanare, diciamo così, il regolamento di attuazione, ma il termine non è perentorio, è un termine ordinatorio, quindi potremmo attenderci un regolamento per l'autunno, ma potrebbero anche decidere per altre ragioni di andare più lunghi. Quindi il termine dovrebbe essere 180 giorni, ma potrebbe anche andare oltre. Cosa farà questo regolamento? Allora, il regolamento si prenderà sostanzialmente una serie di norme e di istituti che adesso sono disciplinati o avrebbero dovuto essere disciplinati da 10 atti attuativi. Alcuni ci sono già, altri però non ci sono proprio, e sono il decreto del MIT sui livelli della progettazione, che non è mai uscito, no? Abbiamo atteso tanto, ancora oggi non abbiamo il decreto MIT sui livelli della progettazione, non c'è. Tanto che quando andiamo a incaricare un progettista esterno per un incarico di progettazione, che cosa facciamo? Andiamo a riperscarci di per 207 per chiedergli quali sono i contenuti del definitivo esecutivo. Il preliminare non c'è più, allora diciamo è fattibilità, ma copiamo il preliminare come elenco dei documenti. Quindi siamo ancora in attesa del decreto che non c'è.
ecco, non ci sarà più, perché il regolamento disciplinerà, come accadeva prima nel decreto 107, i livelli della progettazione, quindi i contenuti per ogni livello. Commit sul 24,2, quindi progettisti, chi può progettare, progettazione interna, progettazione esterna e così via, anche questo confluirà nel regolamento. 3. Opere super specialistiche. Questo decreto c'è? No, è stato un decreto che non è stato emanato. Anche qui siamo in una fase ancora transitoria, per cui ci orientiamo con le nostre OG e OS in base anche alla normativa del passato, ma non abbiamo ancora il decreto attuativo del codice 2016 sulla disciplina puntuale delle opere super specialistiche. Normativa in tema di collaudo, normativa in tema di DL e tutte le norme dell'esecuzione, quindi sospensione, consegna e così via. Questo decreto c'è però. Il decreto del MIT su DL DEC c'è. Questo c'è. Appalti per i beni culturali, anche questo decreto c'è. E poi 3 linee guida, di cui 2 ci sono. La 3 sul RUP, la 4 sul sottosoglia e quella che non c'è sul sistema SOA. Quindi, di tutte le materie che confluiranno nel regolamento, alcune sono già disciplinate da che cosa? Decreti del MIT, come quello sul DL e il DEC, o linee guida, 3 sul RUP, 4 sul sottosoglia. Che cosa accade di questi decreti, queste linee guida? Restano efficaci fino a che non ci sarà il regolamento, quindi diciamo che sono formalmente abrogate, però fino a che non avremo il regolamento dovremo continuare a applicarle, no? Quindi questi 4, diciamo, atti attuativi, linee guida ANAC numero 3, numero 4, decreto del MIT sulla DL e il DEC e del MIBAC sugli appalti per i beni culturali rimangono in vigore, pur formalmente abrogati, diciamo così, non ci sono più nel sistema delle fonti, ma rimangono transitoriamente efficaci per noi fino al regolamento attuativo. Quindi potremmo dire è cambiato tutto, ma in questo momento non è cambiato nulla, quindi finché non ci sarà il regolamento attuativo del panorama del sistema delle fonti, per noi, dal punto di vista degli operatori, non cambia nulla. Ma una domanda ci viene, ma è davvero una semplificazione questa? In realtà c'è chi dice che questo tipo di sistema abbia un po' stravolto anche il panorama delle fonti di secondo grado, no? Perché prima dicevamo non c'è il regolamento, quindi la linea guida vincolante la possiamo in qualche modo equiparare, diciamo così, a un atto regolamentare, ma adesso il regolamento c'è. Ci sarà. Quindi la linea guida ANAC non vincolante, dove la mettiamo? Al pari del regolamento, sotto il regolamento, e quindi in caso di contrasto regolamento linea guida, che cosa prevale? Quindi un panorama non così semplice, no? Anche per l'operatore, perché mi immagino, già adesso abbiamo una serie di problemi, mi immagino che poi non ci sarà coerenza neanche dopo, potremmo avere un regolamento che non si parla proprio in maniera precisa con una linea guida, no? Quindi questo potrebbe anche creare qualche problema.